Corsini, come avete visto, annovera solo un piccolo gruppo di fondioro, quando invece l'opera di Gestalt, almeno quella che presentiamo qui e che vedete, fa del fondoro proprio un elemento visivo importante. Ho iniziato con frasi che venivano dal comunicati stampe, frasi molto dense che non descrive bene le opere. E poi ho fatto un video con tipo 75 persone in sette paesi che ripetono queste frasi, e come si ripetono dice qualcosa come pensano sull'arte contemporanea. Poi ho preso queste frasi, ho tradotto in codice Morse, perché codice Morse è perché la lingua usata dai critici, da noi giornalisti, è come un linguaggio proprio, un linguaggio speciale solo per un gruppo di persone. E allora questo linguaggio è come un codice. L'idea della comunicazione all'interno dell'arte, secondo noi, è rappresentata perfettamente dall'opera di Bill Klaps, ed è per questo che abbiamo scelto di realizzare per Bill questo full package. L'opera riflette sul linguaggio che riflette l'opera, quindi si crea, diciamo così, un gioco di specchi abbastanza interessante. E alla difficoltà del linguaggio della critica corrisponde anche una certa difficoltà del linguaggio dell'arte, nel senso che se non si capisce spesso quello che un critico scrive, spesso non si capisce nemmeno bene cosa facciano gli artisti. Perché la critica d'arte può funzionare come un granello di sabbia all'interno del meccanismo del sistema dell'arte, che non ha bisogno di dubbi, mai, ma ha bisogno di quelle che sono le certezze necessarie alla relazione molto immediata che ci deve essere tra produzione e mercato. La responsabilità di chi ha creato in qualche modo un cortocircuito di linguaggio, di comprensione, debba essere ascritta in buona parte ai critici, ai curatori. Buon lavoro e speriamo di vederci presto.